Ho tanto denigrato il mondiale che ci sarà tra una settimana. L'ho tanto offeso, gli ho tanto dato contro. E un sacco di cose. Ma oggi dico grazie che c'è quel mondiale. Grazie. Grazie, Catarioti, che ci avete messo il mondiale d'inverno. Grazie. Il Milan vi renda grazie, perché così ragazzi, in questi 2 mesi noi dobbiamo andare in terapia. Dobbiamo andare in terapia intensiva per danni permanenti al cervello. Al cervello e danni psicologici irreversibili. Perché stasera è un'altra partita che ti porti avanti, che tu metti un piede avanti, è come Sampdoria. Empoli, Spezia, stasera e Verona. Ti complichi da solo. Una partita dove sbagli una valanga di gol, una partita dove hai dei contropiedi golosissimi, 4 contro 3, 4 contro 2, e tu non sei capace di andare in porta? Noi abbiamo bisogno di staccare un attimo la spina. Io capisco che in 90 giorni abbiamo giocato 21 partite, 15 di campionato e 6 di Champions League in 90-91 giorni. Il che vuol dire una partita ogni 3-4 giorni, quindi va bene, considerando che c'è stata anche una pausa nazionale nel mezzo. Però ragazzi, io non posso arrivare a fine campionato così. Questa è una partita dove dovevi e potevi dare tutto. Maignan non va al mondiale, ma ovviamente non poteva giocare. Tomori non va al mondiale. Un sacco di titolari non va al mondiale. Bennacer non va al mondiale. Un casino di gente non va al mondiale. Stasera poteva sputare l'anima sul campo. E invece arriva il momento della partita, soprattutto dopo essere andato in vantaggio, perché andare in vantaggio per il Milan, invece che essere una cosa a favore, è diventata una cosa contro. Noi stacchiamo puntualmente la spina. È incredibile, ragazzi, è incredibile. Io voglio dirlo, ma vittoria meritata, perché la Sampdoria ha avuto giusto l'occasione di Ikoné, dove Tomori ha salvato sulla linea nel secondo tempo, perché il resto l'abbiamo fatto noi. Però ripeto, noi è da inizio campionato, io posso prendervi uno spezzone di ogni partita che abbiamo giocato e dimostrarvi che noi abbiamo staccato la spina. L'abbiamo staccata con l'Udinese, l'abbiamo staccata dove abbiamo preso il gol del 1-0, l'abbiamo staccata col Sassuolo che hanno sbagliato il rigore, l'abbiamo staccata con la Sampdoria, l'abbiamo staccata con l'Inter nel derby, con Napoli l'abbiamo completamente staccata, soprattutto inizio secondo tempo. C'è sempre quel periodo di partita dove noi non esistiamo. Non esistiamo mai. Poi, se succede come la Dinamo Zagabria, come la Juve, come il Salisburgo, che non prendi gol, allora poi facciamo la goleada. Monza docet. Però, se è altre situazioni, ragazzi, noi lì non reggiamo la testa 90 minuti. Purtroppo è la nuda e cruda verità. Veniamo alla partita. A me Leao mi ha rotto il cazzo. Allora, premessa, super premessa, perché oggi c'è un pochino da parlare, che sarà l'ultimo post partita del 2022. Poi vengono i boomer che guardano 20 secondi di video e commentano. Scendi dal carro e quando vinci festeggi proprio quando non vinci, la 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 la. Io non è che scendo dal carro, io guardo ogni singola partita. Se poi tu, che tifi Milan da 30, 40, 50 anni, vedendo una partita così, a fine partita sei contento? A fine partita non te ne frega niente? Alla fine sei della mentalità bastano i 3 punti? Buon per te, io non sono così. Perché i 3 punti, con una partita così, i 3 punti oggi
non è detto che siano 3 punti domani. E contro la Cremonese, questa non è stata la palese prova. È stata la prova del 9 di quello che ho appena detto. Contro la Cremonese, ragazzi, si sono visti i problemi. Si sono visti i problemi. Comunque, Leao, mi hai rotto i coglioni. Leao, da quando, più o meno dopo il derby, ma guarda, allunghiamo, dopo l'espulsione para partita con l'Empoli, Leao è sparito. Non si riconosce più. Sarà il discorso di nuovo, sarà il discorso che vuole fare un figurone al mondiale, ci avrà un casino di scusanti. Però io voglio un attimo mettermi dall'altra parte del tavolo, un secondo, e dire... Se Leao deve giocare così, che comunque oggi ti ha sbloccato la partita, perché Leao oggi ti ha sbloccato la partita, però, oltre a quello, Leao oggi non ha fatto niente, perché Leao oggi, ragazzi, è stato un morto che cammina. Dopo il gol dell'1-0, pigliamoci sti 120 milioni, prima che a giugno siano 40, e troviamo un'altra soluzione. E non lo sto dicendo perché non voglio più Leao al Milan. No, attenzione, a te qua che vi sbagliate. Lo sto dicendo perché tanto prima questa storia del rinnovo, chiede 4, poi chiede 5, poi chiede 6, poi chiede 8, poi chiede 9, adesso siamo a 9 milioni l'anno, sta facendo la stessa fine di che sì. E tanto so già come andrà a finire, perché so già come andrà a finire, e poi mi darete ragione. Se deve essere così, e poi in campo, da dopo l'espulsione con la Sampdoria, sei un giocatore che noi ammiriamo, sei il giocatore più forte della squadra, ma a questo punto dimostri che se ci offrono 120 milioni non sei più incedibile, io comincio un po' a ruotare il mio punto di vista. Chiuso il capitolo Leao, distruggetemi nei commenti, ma io la penso così. Il resto sta tutto nella testa dei giocatori. Sblocchi la partita dopo 2 minuti. Tu non devi permettere a una squadra come la Fiorentina, con tutto il rispetto della Fiorentina, non devi permettere a una squadra come la Fiorentina, che ha preso 4 pere dalla Lazio, e ringrazia il cielo che ce l'abbiamo nella seconda parte di calendario, perché avessimo giocato contro Lazio o Roma, questa prima parte di campionato l'avremmo presa come il maiale. Una squadra che è arrivata seconda nel girone di Conference League, prendendo schiaffi dal Basakeshiro, come si chiama, tu gli permetti di alzare la voce a San Siro, prima prendendo un palo e poi facendo il gol che hanno fatto? Tu non gli devi permettere questo. E questo rispecchia i risultati che ha fatto questa stagione, perché le ultime 3 della classifica sono Verona, Sampdoria e Cremonese. Ora non so in quale ordine, ma poco cambia. Verona 2-1 stirato, Sampdoria 2-1 stirato, Cremonese 0-0. Che a me quel pareggio con la Cremonese, io non ho fatto il post partita perché ero impegnato quella sera, fate vedere solo la live reaction, ma io avessi fatto il post partita quella sera, avrei spaccato tutto quello che è qua dentro. E non l'ho fatto, perché ero con i miei amici, meno male c'era loro, perché avrei spaccato tutto qua dentro. Avrei spaccato veramente tutto. Non devi permettere di alzare la voce alla Fiorentina in casa tua. Il secondo tempo, dicono tanto che il Milan non ha meritato, però la Fiorentina ha avuto solo quell'occasione con Icone dove Tomori è salvato sulla linea, e del resto veramente poco ragazzi. Siamo stati molto superiori nel secondo tempo. Che poi il primo tempo l'avrebbe giocato meglio loro, è una vergogna, ma è la verità. E questa cosa è dipesa dal fatto che noi facciamo tanti errori individuali. Primo, Tonali e Teo. Giocatori che io ammiro. Ammiro Leao. Ammiro Teo. Ammiro... Io vi ammiro tutti. Dal più al meno scarso, o dal più al meno forte, come volete voi. Ma loro hanno un problema di fondo, che è la furia. Tonali, 3 contropiedi,
ragionando un secondo, poteva mettere un compagno davanti alla porta e non gli ha passato la palla. La palla, un tocco, fum, lancio, e chi c'è, c'è. E a volte chi c'era, difensore in maglia bianca. Azione buttata al cazzo. E poi arriviamo al capitolo Tatarusano, che io, ragazzi, c'è chi dice che era colpa sua, c'è chi dice che non era colpa sua, perché alla fine ci ha fatto un tocco evidente che gli ha cambiato la direzione del pallone. Ma io sinceramente con Maignan sono un po' più tranquillo, sto molto più tranquillo e spero che veramente il 2023 lo giochi tutto Maignan, perché così, ripeto, è una gita gratuita al cardiopalma. Ci vediamo domani con la live reaction, che è l'ultima del 2022. Ovviamente non smetteremo di parlare di calcio perché ci sarà qualche weekend league da pubblicare. Ci sarà. Ve ne parlo adesso. Voglio portarvi in anteprima una piccola serie che si chiama Il gioco del mese. Ovvero, tutti quelli che sono abbonati a PlayStation Plus hanno un gioco in aggiunta e quindi magari facciamo una prova di questo gioco insieme in live, e poi ve la ricapo qui. Continuerà GTA 4, continuerà The Last of Us, continueranno tutte le cose che stanno andando adesso, continuerà soprattutto la bellissima carriera col Pisa, che vi invito a vedere. Appuntamento a giovedì alle 18 col il settimo episodio, l'ultimo è uscito ieri, vi invito ad andarlo a vedere. Domani live reaction, e finalmente basta, basta, basta.